Due giornate per festeggiare il primo anno di appartenenza al gruppo Fiat. Oggi e domani porta aperta la concessionaria Ghetti in via Faentina. Un'occasione per Gianluca Ghetti non solo per festeggiare questo nuovo primo compleanno, ma anche per fare un bilancio degli ultimi 2 anni ricchi di soddisfazioni e gratificazioni. Weekend per provare le Jeep e per provare le Abarth con i piloti della scuola piloti Jeep e della scuola piloti Abarth. Per provare le caratteristiche di queste vetture anche al di fuori dal normale uso quotidiano, diciamo così. Un compleanno o un bilancio appunto di questo anno di attività con FCA? Sì, siamo partiti all'inizio dello scorso anno, abbiamo i brand Fiat Professional, Lancia e Abarth nello showroom, quello diciamo sul lato Faenza, e soprattutto siamo partiti con Jeep, che ci ha dato tante soddisfazioni perché le quote di mercato di Jeep qui da noi come in Italia sono quadruplicate con l'arrivo e il lancio della Renegade, che si sta dimostrando una vettura che è graditissima dal mercato e che sta dandoci delle soddisfazioni importanti. Rispetto a 2 anni fa, sicuramente la realtà della Ghetti è molto cambiata, quindi questa ripartenza, o perlomeno riguardando indietro a 2 anni fa, sarà orgoglioso del proprio percorso. Beh sì, intanto effettivamente sono solo 2 anni, sembra sia passato molto di più da quando siamo ripartiti, e perché è stato vissuto in maniera molto intensa tutto questo periodo. Siamo ripartiti nel 2014 come un semplice centro di assistenza e poi c'è stata questa opportunità di legarsi a FCA, al gruppo Fiat, anche per quanto riguarda la vendita, oltre che al service col quale appunto avevamo già stretto il rapporto di collaborazione. E di lì da cosa nasce cosa, insomma. Adesso rappresentiamo Fiat Professional, Abarth, Jeep, Lancia e Mirafiori Outlet. Ci saranno probabilmente altre novità perché diciamo che il rapporto con ogni probabilità si intensificherà. Mi limito semplicemente a dare un appuntamento alla prossima estate, magari così, facendo un countdown meno 118.